senti per anello il cerchio di una botte? Eccolo! Eccolo, eccolo che viene! È il traditore! Tutto allegro, pronto a far baldoria! Se potessi tornare! E non dovessi! Che vada a far baldoria non vi ho alcun dubbio, infatti è tutto ghirlandato! E regga in mano una fiaccola! Io arriverò quasi a sua torno, vecchio! A me, vecchio! E tu, amore mio! Ascolta! Ti saluto, cara amica! Tanti ossequi! Oggi abbiamo rimandato le fanciulle oltre i 60 anni a un altro giorno! Ma che fa? Col governo di ora va così! Già. Ti abbraccio, vecchia mia! Ma come hai fatto ad invecchiare così in fretta? All'improvviso! Impressionato che sei, mi offendi anche! Ma da quanto tempo non ti vede? Da ieri sera! Ma guarda, gli accade il contrario di ciò che accade agli altri. Ubriaco, la vista più acuta di quando è sobrio. No! L'impertinenza è la sua prima dote! Per tutte le vecchie divinità, compreso Poseidone! Quello marino! No, quell'altro! Ma lo sbaglio sempre! Quante rughe hai sulla faccia! Via! Nella fiaccola! Vado a non avvicinarla troppo! Senta, giovanotto! No, se ti cade una scintilla, la vecchia brucerà come un ramo stretto! Ah, sì. Via! Su, vieni qua! Dammi la tua moglie! No, mia cara, no! Ho troppo paura del tuo innamorato! E chi è? Quello che dipinge le ampolle per i morti! Vattene, che non ti trovi qui sulla porta! Oh, lo so! Quello che vuoi! Anch'io per Giove so quello che vuoi tu! Ma io dico, che bisogno c'è di comprare dei ganci? Perché? Se si può calare una vecchietta come questa per tirare su e giù le secchie dal pozzo! Insolente! Consolala un po', sì, la sì, povera sì, bambina! La consoliamo? Dai! Allora, vedrò di giocare un po' con te! Ma dove? Aspetta! Qua! Con queste... Uè. Noci! Dai, prendi! Sai che giochi a indovinare quante noci hai nella mano? No, quanti denti hai in bocca? Lo indovino io! 3 o 4, non di più! No, paga la scommessa! Hai perso! E a 5! Ma no, un mascellare unico! Sì. Che disgraziato che sei! Perché la ripanni sudici di casa davanti a tanta gente? Certamente lei ci guadagnerebbe se qualcuno le desse una buona lavata. No, non ci guadagnerebbe. No, no, per lei sarebbe uno svantaggio. Se le levi la biacca che le copre la pelle, rimarrebbero fuori tutte le rughe della faccia. Ah, per quanto vecchio tu sia, non mi pare che la tua testa funzioni poi tanto bene. Ti tenta, il vecchietto, io sì. Ti tocca le poppine pensando che io non me ne accorga. Ma che poppino non ha poppine? Ha 2 foruncoli qui, non ha poppine la vecchina. L'hai visto anche tu? Ma intanto tu però sei un insolente e io non ti permetto di offendere la povera bambina. Ma la povera bambina, credimi, io l'adoro! Ma che lei si lamenta? Ma di che può lamentarsi? Si lamenta perché tu sei un pazzo e un insolente e le dici continuamente un tempo i milesi erano forti, come a dire ormai i tempi qui sono cambiati. E non ti permetto, sai. Speri che io mi batta con te per lei, ti sbagli. E battiti. No. Per rispetto alla tua età. La mia età. Poiché a nessun altro avrei permesso di fare questo. Ma adesso prenditi pure la ragazza e vattene beato. E in quanto a me, non c'è legge che mi persuaderà a fermare il tuo generoso intento. Io ho capito perfettamente. Tu non vuoi più saperne di costei. Ci sarà dunque chi glielo potrà permettere. Non voglio. Non mi va. Non dico di parlare, ma neanche di intrattenermi con una che si è magari gentilmente accoppiata con uno di questi 200-300 signori. Ma tu sei un insolente! Non te lo permetto, hai capito? Vieni qui, se ti è piaciuto bere il vino a suo tempo, ora ti devi scolare la feccia, andiamo. Aspetta, sarei d'accordo sulla feccia. Ma se non fosse tutta muffita. Che muffe, un filtro sistemerà le cose. Mettiamo un cuscino in faccia. No, ma rimangono i frunconi, non cuscino. Vieni, andiamo, una sola. Vai, ma cosa hai paura che ti usi violenza? Parole d'oro, la belva. Ma sufficientemente impegolato per il passato. Ma adesso le dico, va. Vai, Corvi, va a fare la coppiera alle ranocchie! Ma va in casa, per gli dèi! Entra! Entro!
ma per dedicare al Dio le corone. Ah sì, vai, io ti seguirò nella casa. Avviati, prepara il talamo. Vai, nonna. Nonna! Ah, con che forza la vecchia s'attacca al giovanotto. Neanche un'ostrica aderisce così alla sua conchiglia. Qualcuno ha visto Cremilo? Sono qui. Cosa c'è? C'è che va male. Perché? Da quando Pluto vede i sacerdoti di Giove e le sacerdotesse di Giunone, non vedono più nulla da mangiare. Ah, ecco. E perché mai? Perché nessuno sacrifica più. E perché? Perché sono tutti ricchi. Eh già. Prima, quando non avevano nulla, i commercianti, tornando dai viaggi, sacrificavano. Chi una vittima per essere stato salvato, chi per essere stato assolto in un processo e chi faceva sacrifici semplicemente per ringraziarsi il Dio. Ora invece? Ora ingrati non entrano nemmeno nel Tempio. Ci va solo la gentaglia per farci le sozzerie. Beh, almeno di questo avrai la tua parte, la legittima ti spetta, eh. Sai che ti dico? Che mi dici? Ho deciso di mandare il mio caro Giove Salvatore al diavolo e di venirmene ad abitare qui. Ma certo, se il Dio vorrà potrai venirci, visto che Giove stesso si è trasferito qui con le sue gambe. Giove, veramente? Ma sì, vieni che ti spiego. Quando Giove ha saputo che Pluto aveva riacquistato la vista, ha voluto egli stesso venire a presenziare. Chi è? Non vedo nessuno. Chi è per Giove? Aspetta, Carione! Oh, sei tu, splendido Hermes! Su, svelto, chiama il padrone, sua moglie, i figli, i servi, la cagna, la scrofa e te stesso! Perché? Che cosa è successo? Giove, disgraziato, ha in mente di mettervi in un catino e scaraventarvi tutti quanti giù nel baratro! Che qualcuno tagli la lingua che ci porta così liete novelle! E perché insomma riserva proprio a noi questo trattamento speciale? Perché avete commesso il più orribile di tutti i misfatti. Dal momento in cui Pluto ha riacquistato la vista, nessuno ha più offerto agli dèi incenso, a loro, vittime o altro. Ne lo faranno più, stai tranquillo. Del resto siamo sinceri, malgrado le offerte, i doni. Non è che voi vi siate mai occupati molto di noi. Cari dèi! Degli altri dèi personalmente, sì. Me ne frego. È a me che penso. Lo vuoi capire che sono letteralmente rovinato? Sei un saggio se te ne sei reso conto. Ma pensa a ciò che fin dal primo mattino mi offrivano i bettolieri e lo stesso. Dolci al vino, mele, fichi secchi. Tutto ciò, insomma, che si addice alla bocca di Hermes. Ora non posso far altro che restare, piedi in aria e mani incrociate, a sbadigliare di fame. E ti sta bene, visto che danneggiavi tanta brava gente dopo aver ricevuto tante belle cose. Ahimè, infelice. Ahimè, per le focacce di formaggio che si cuocevano al 4 di ogni mese nel giorno a me sacro. Ahimè. Che nostalgia, sì, di quelle succulente, sì, salsicce e di quella trippa calda. Adesso è la tua a dolerti, hai visto che ti contorci a questo modo. Senti, amico, vorresti farmi un favore? Se posso, mi daresti un grosso pezzo di pane, un tocco di quella carne che state offrendo al Dio là dentro? Sai benissimo che non si può portare fuori niente di ciò che si sacrifica. Parli proprio tu, che io ho aiutato tante volte a farla franca quando sottraevi qualche cosuccia al tuo padrone. Tu mi aiutavi per avere la tua parte, ladrone! Del resto non ti puoi proprio lamentare di me, ti ricordi? Ti ricordi quelle belle focaccine ben cotte che io ti preparavo? Sì, me le ricordo, per poi mangiartele tu stesso! E certo, dovevo pur consolarmi delle legnate che mi beccavo, quelle tutte per me, quando mi prendevano sul fatto. No, dai, no. Rivangare. Sei inutile, ora, inutile. Sì. Fa che io entri in questa casa in nome degli dèi. Com'è? Vorresti lasciare gli dèi per venire a abitare fra noi? Presso di voi, visto come vanno le cose oggi, si sta molto meglio. E ti pare cosa ben fatta? Disertare. La patria è dovunque ci si trovi bene. Sì, ma di che utilità saresti qui fra di noi? Fare il guardiano alla porta, farla girare quando serve,
sono proprio i raggini che non ci servono. Oggi abbiamo bisogno di lealtà. Allora datemi la possibilità di entrare in commercio. Dal momento che siamo tutti ricchi, i rivenditori non ci servono più. Ma non ditemi che non vi serve nemmeno un truffatore! Un truffatore! In un mondo semplice e schietto! Come proprio questo è il momento di raggiri! Allora posso offrirmi come guida! Ma dal momento che il Dio ci vede benissimo, a che cosa serviresti? Giusto. Giusto. Però c'è un'altra possibilità. A Pluto si addice particolarmente l'istituzione di agoni musicali e ginnici. Sarei uno splendido giudice di gara. Costui riuscirà a cavarsela sempre, comunque e dovunque. Adesso capisco perché i giudici si danno tanto da fare per essere iscritti in più di una sezione e in parecchi tribunali. Allora siamo d'accordo. A queste condizioni io entro. D'accordo. Ma adesso via! Gambe in spalla a lavare le trippe! Per dimostrare la tua abilità e la tua disponibilità nel servire! Dio decaduto! Vai via! Ora è tutto chiaro? Allora tutto va splendidamente bene! Tutto, tutto! Ora porteremo Pluto nella retrostanza del Tempio di Pallade affinché il tesoro, che si era tanto assottigliato dopo la guerra del Peloponneso, riabbia di nuovo il suo custode. Si portino delle torce accese! È proprio quello che bisogna fare! E io che devo fare per diventare ricco? Vai guadagnare anche tu qualche moneta? Sì! E allora raccogli le foglie d'alloro! Per fare l'arrosto! No! No. Per fare le corone Dio, ah, le corone, ancora di più, guardate, sembra uno scimmione. Cosa è disposto a fare un uomo per un po' di denaro? Carione, ecco, porta Pluto, non ci sono ancora gli altri, che entrino, vengono. Che portino le torce e i doni munifici del Dio. Cantiamo! Che dal cielo scenderà tanto vino da potercisi fare il bagno. E dai tetti pioveranno torrenti di grappoli dorati. E fiumi di brodo calda. Dove noi inzupperemo il pane fresco e croccante. Cantiamo che per le strade di notte non ci siano più rapine. E finalmente dormiremo sonni tranquilli nelle nostre case. Dio Pluto, tutto ci serve a te. Dio Pluto, andiamo. Tutti felici, andiamo. Padrone! Guarda! Not a volta. E adesso? Siamo tornati poveri! Meglio, Carione, meglio. Perché? Lascialo andare. Io credo che questo sia un avvertimento degli dèi. Con questo patto gli dèi ci vogliono avvertire che seguire il dio Danaro può essere la rovina dell'uomo. Vieni, lascialo andare. Entriamo in casa.